È partita la campagna McDonald's insieme a te per l'ambiente, una campagna che il colosso McDonald's sta portando avanti in tutto il mondo, dagli allevamenti sostenibili alla logistica green, dai ristoranti a basso consumo alle ricariche per auto elettriche, dalla corretta gestione dei rifiuti fino al riciclo. Ogni tappa del percorso di filiera ha come obiettivo quello di avere un impatto sempre più positivo su ciò che ci circonda, in particolare nell'ambiente e nelle persone. Dunque il McDonald's, che è una delle aziende di ristorazione più grandi al mondo, continua a fare qualcosa per il grande pianeta. Tra i licenziatari più attivi in tutta Italia risulta essere quella di Siderno. Il McDonald's presso il centro commerciale La Gru avrà una 2 giorni dedicata all'ambiente. In particolare la promozione ambientale fatta all'interno del punto di ristorazione e poi domenica 17 l'iniziativa Le giornate insieme a te per l'ambiente. Sarà una giornata dedicata al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente. Abbiamo ascoltato il responsabile del McDonald's presso il centro commerciale di Siderno, Sergio Scidà. McDonald's per l'ambiente è un'iniziativa, un percorso che l'azienda sta portando avanti per rendere sempre di più sostenibile la nostra attività. Dal campo, quindi dal terreno fino al vassoio. È un percorso, è una serie di iniziative che stiamo portando avanti attraverso la nostra filiera produttiva che riguarda l'allevamento sostenibile, riguarda la mobilità green, riguarda la logistica, riguarda la produzione del packaging che noi utilizziamo per servire i nostri prodotti. Riguarda la raccolta differenziata, riguarda la sostenibilità della produzione dei ristoranti, quindi le strutture dei ristoranti, riguarda l'utilizzo dell'energia elettrica, quindi abbraccia tutta la filiera dall'inizio fino alla fine. Questo perché siamo un'azienda leader nella ristorazione e per questo ci risentiamo sensibili a dare una mano per il nostro pianeta. Un percorso di collaborazione con Enalca, che è il nostro produttore di carni, che insieme agli allevatori stiamo portando avanti un progetto di sostenibilità che ha un impatto positivo sull'ambiente e sull'allevamento degli animali. Parliamo della mobilità, parliamo della logistica, sempre con Avi Logistic, che è il nostro fornitore principale della merce. Entro il 2021 convertirà tutta la sua flotta di macchine, riducendo di circa il 70% l'utilizzo di macchine a gasolio. Sempre con Avi Logistic abbiamo intrapreso un progetto di recupero dell'olio esausto che ci permetterà, che verrà convertito in biocarburante. Noi stessi come ristorante abbiamo contribuito in maniera rilevante, tant'è vero che nell'anno 2020 abbiamo raccolto oltre 2500 kg di olio esausto che è stato convertito in biocarburante. Qui mi preme sottolineare e ringraziare il Comune di Siderno che ci ha riconosciuto questa buona pratica e si è dotato di un regolamento apposito e ci ha dato una riduzione sulla tassa della spazzatura di circa il 15%. Voi domenica vi dedicherete all'ambiente e pulirete, personale del McDonald's insieme ai volontari, pulirete un'area del lungomare di Marina di Gioiosa. Questo nasce anche dalla collaborazione fra McDonald's e i licenziatari e i comuni, quindi ci sarà questa opportunità. Sì, effettivamente questa è un'altra tappa del percorso McDonald's per l'ambiente. Ovviamente questa è in collaborazione con il comune di Gioiosa Marina, questa giornata per la lotta al littering, che quindi l'abbandono dei rifiuti. Sappiamo benissimo che i nostri territori sono invasi di rifiuti, purtroppo c'è una cattiva abitudine nel lasciare in giro carte, buste e altre cose che hanno un impatto, ahimè, purtroppo negativo sull'ambiente. Ecco, a proposito di no plastica, abbiamo alle nostre spalle, lo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, sono gli accessori che voi avete realizzato cercando di annullare completamente la plastica. Sì.
Il progetto Plask Free è iniziato nel 2019. Ovviamente ci vedi coinvolti in prima linea e mi preme sottolineare l'importanza del lavoro che sta facendo il nostro fornitore principale italiano, che è Seda, che si trova a Napoli, che ci produce il packaging dei prodotti che serviamo ai nostri clienti. Ad oggi tutto il packaging è carta, quindi gran parte è carta, e a breve tutto il packaging sarà di carta. Ovviamente è carta riciclabile al 100% e viene prodotta da fonti sostenibili e rinnovabili. La cosa che mi colpiva, lo facciamo vedere, è che persino ciò che è naturalmente è di plastica diventa di legno. Ecco, in questo caso è un cucchiaio oppure la semplice forchetta. Sì, assolutamente, questa è riciclabile, può essere messa nell'umido, quindi assolutamente è compostabile, ok, quindi è un prodotto assolutamente riutilizzabile, organico in questo caso. Ecco, voi effettuate all'interno una raccolta differenziata, alle nostre spalle c'è un cestino che separa esattamente la nostra spazzatura, come è organizzato? Sì, anche questo è un progetto, come dicevo prima, è una serie di attività che noi portiamo avanti per far sì che sempre di più la nostra attività diventa sostenibile, perché non basta solo avere un packaging riciclabile al 100%, ma bisogna differenziare. Bisogna differenziare, bisogna organizzarsi. Per questo abbiamo riorganizzato, okay, la raccolta all'interno del ristorante. Mi preme sottolineare che noi ci siamo anche dotati di un'isola ecologica nostra di proprietà, dove andiamo a conferire la parte recuperata. Entro pochi anni è di raggiungere il 100% del recupero di tutti i prodotti, per renderli poi riutilizzabili e rimessi nel sistema produttivo, un po' come abbiamo fatto, come ho raccontato prima, sull'olio di frittura.